Buonasera, buonasera, benvenuti a questa puntata di Linea d'Ombra. Ci occupiamo ovviamente della stangata in arrivo in questi giorni. Da una parte i prelievi IRPEF in busta paga, dall'altra sta arrivando l'IMU che sarà maggiorato rispetto alla vecchia ICI e questo comporta sicuramente un aggravio per tutti i dipendenti, autonomi, tutti insomma gli italiani. Parliamo di questo, parliamo del presidente Monti che aveva detto l'altro giorno di avere un gradimento superiore a quello dei politici, poi si è subito corretto dicendo no, in realtà i partiti sono molto responsabili, gli italiani sono maturi. Questi gli argomenti di cui ci occupiamo, ma poi alle 22:20 andrà in onda invece un'intervista realizzata in esclusiva con il governatore della regione Lombardia Roberto Formigoni. Sapete che domani ci sarà un sit-in in piazza Lombardia, un sit-in organizzato dalle opposizioni e Formigoni ha scelto Telenova questa sera per rispondere a questa manifestazione organizzata domani dagli oppositori. Quindi una puntata molto ricca, ma partiamo dal lavoro e dalla stangata, vediamo che cosa ci aspetta in questi giorni nel servizio che ha preparato come sempre Luca Rossi. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera. Primavera amara per le tasche degli italiani, tradizionale IRPEF, IMU e IVA, sta per arrivare l'attesa stangata fiscale frutto del decreto Salva Italia e in minima parte delle manovre estive del governo Berlusconi. Ma andiamo con ordine, sullo stipendio di marzo è calato l'aumento dello 0,33% dell'addizionale IRPEF regionale, passata dallo 0,9% all'1,23% per recuperare il taglio sulla sanità effettuato dal governo. Un esempio, chi guadagna 1.700 euro lordi al mese avrà 73 euro in meno all'anno, chi in busta paga a 3.200 euro sarà alleggerito di 137 euro. Arriva anche l'addizionale IRPEF comunale, alcuni municipi hanno deciso di adottarla, pensiamo a Milano, che l'ha introdotta allo 0,2% per i redditi sopra 33.500 euro lordi all'anno. La vera mazzata tuttavia è attesa per giugno, si tratta della nuova IMU che vale lo 0,4% per la prima casa, dallo 0,76% all'1,06% per la seconda, con detrazione di 200 euro sulla prima abitazione e di 50 per ogni figlio a carico. Il valore catastale inoltre sarà calcolato in base alla superficie dell'abitazione e non ai vani e alla posizione dell'immobile. Dalle prime simulazioni l'IMU triplicherà rispetto alla vecchia ICI su prime case e attività commerciali. Ci saranno rincari persino più pesanti su seconde case nelle località turistiche. Ma non è finita qui. Tenuto conto dell'aumento del 18% della benzina nel corso dell'anno, a ottobre scatterà con tutta probabilità anche quello dell'IVA dal 21 al 23%. L'imposta sul valore aggiunto, ritoccata in alto anche dal governo Berlusconi, salirà ancora se l'esecutivo non riuscirà a trovare risorse cospicue dalla lotta all'evasione e dalla spending review. Insomma, la fotografia, per citare l'ultimo libro del professor Luca Ricolfi, è quella di una repubblica delle tasse, una repubblica che per di più non cresce, in crisi di consumi e dove la riforma del lavoro rischia di azzoppare la concordia parlamentare a sostegno del governo Monti. Uno scenario tutt'altro che tranquillizzante, nonostante gli incoraggiamenti della Cina e dell'Unione Europea. Allora, questa è un po' una sintesi di quello che è accaduto, sta accadendo e accadrà, ripeto, una stangata formata da vari aspetti ed è proprio su questo che verte il nostro sondaggio che come al solito vi presenta Luca Rossi, che saluto. Buonasera a tutti, una stangata di primavera, una primavera amara come dicevamo nel servizio perché appunto arrivano delle tasse pesanti, arriva l'IMU, arriverà l'IMU, è arrivata l'addizionale IRPEF, arriverà con tutta probabilità l'aumento anche dell'IVA. Noi vi chiediamo, questo nuovo aumento di tasse che pesa sulle buste paghe degli italiani servirà almeno al Paese ad evitare un possibile default, un possibile fallimento o non servirà a nulla, sarà comunque il solito prelievo fatto a danno dei più deboli e non servirà a rilanciare l'economia e la crescita del paese? Per risponderci, come sempre, chiamate lo 0248 010921, mandate sms al 335 77 99 299, mail a linea@telenova.it e ricordatevi, siamo anche su Twitter @lineatelenova. Allora, abbiamo preparato una tabella che riassume un po' quello che hai detto tu nel servizio, la tabella che abbiamo chiamato tecnicamente mazzata,
che fa l'elenco di tutti i nuovi prelievi che da adesso fino a settembre, se l'IVA aumenterà così come era stato annunciato dal Premier Monti, colpiranno le nostre tasche. Allora, addizionale IRPEF regionale dello 0,33% in più, poi alcuni comuni, tra cui Milano, che ha messo l'addizionale IRPEF, altri comuni l'hanno addirittura aumentata, poi l'IMU sarà lo 0,4% per la prima casa e per la seconda casa da 0,76 a 1,06 sarà a scelta dei sindaci. L'IVA per i beni di consumo dal 21 al 23% dovrebbe salire a ottobre, mentre la benzina abbiamo calcolato che in un anno, pensate, è salita del 18%. Questa è una sintesi di quello che appunto colpisce le nostre tasche. Allora io saluto e do il benvenuto ad Antonio Panzeri, innanzitutto. Buonasera. Eurodeputato del Partito Democratico, buonasera. Una mazzata così, insomma, è pesante per tutti. Beh, lo è senza dubbio. È necessaria, perché questo è il punto, no? Perché tu, credo che tutti siano disposti a fare dei sacrifici se sanno che poi servono a qualcosa. Se sanno che poi servono a qualcosa e soprattutto se effettivamente parte quella che qualcuno definisce seconda fase, perché se queste risorse che si raccolgono servono solo per far fronte alla situazione debitoria del nostro paese, ma non si innesca una politica di crescita e di sviluppo, ho l'impressione che non andremo molto lontano, perché ovviamente se non genereremo un minimo di crescita, anzi la situazione, come abbiamo visto... Beh, ieri Tasser ha detto tutto il 2012 sarà in recessione, quindi questo vuol dire che di crescita al momento... Sì, ma vorrei che fosse chiaro che quando scoppiò la bolla finanziaria qualche anno fa, gli economisti dissero che per poter recuperare tutti i milioni di posti di lavoro che sono stati distrutti servivano 6 o 7 anni. E comunque con tassi di crescita del prodotto interno lordo nei paesi, soprattutto nei paesi più avanzati, del 2,5-3%. Se qui siamo in decrescita, vuol dire sostanzialmente ogni punto di PIL è quasi 1 milione di posti di lavoro. Il che significa che se non avvieremo una politica di crescita, difficilmente la situazione potrà essere sanata. Ecco, mi viene a questo punto, però le devo fare questa domanda. Lei parla quasi come se fosse l'opposizione, perché lei ritiene che questo, insomma, sia pesante, che non sia sufficiente. No, sto parlando come abbiamo aderito a questo governo, c'è una lealtà, ma non significa stare in silenzio sostanzialmente. Abbiamo approvato alcune manovre che sono state fatte, le abbiamo votate con la fiducia, ma chiediamo a questo governo adesso di passare alla fase in cui si mettono a disposizione risorse finanziarie per poter rispondere al problema della crescita, perché se non c'è questo, inevitabilmente la prima tranche rischia di perdersi. Angelo Ciocca, buonasera, benvenuto, consigliere regionale della Lega Nord. La Lega Nord è all'opposizione dall'inizio di questo nuovo governo e voi l'avevate detto già qualche tempo fa, no? Adesso sì, tutti sono d'accordo con Monti, però poi quando arriva la stangata... Ma noi fino dal primo secondo abbiamo ritenuto che questo governo tecnico non andava appoggiato per un semplice motivo, che un governo non eletto dal popolo non ha nessun motivo per curare gli interessi del popolo. Quello che stiamo vedendo è una serie di provvedimenti che non devono arrivare, molti sono già arrivati e molti, ahimè, dovranno arrivare nei prossimi giorni, perché quando pensiamo all'aumento sul gas, all'aumento sull'energia elettrica, all'aumento sui carburanti e anche ad altri aumenti, ahimè, sono già arrivati nei portafogli delle famiglie. Vediamo ad esempio l'aumento della benzina, perché abbiamo preparato un po' di... non abbiamo la grafica della benzina, no, ce l'abbiamo in parole. Allora, Luca, abbiamo parlato anche dell'aumento della luce, da maggio ci sarà un aumento del 9,8, del gas dell'1,8, si calcola che tra gas e luce, escluso l'incremento anche di maggio, sarà un aumento di 50 euro annui per famiglia. Ricordiamo che la benzina è aumentata, si è fatto la statistica tendenziale rispetto all'anno precedente, del 18%. Quindi anche le bollette saliranno, non le abbiamo messe nel nostro elenco, ma ci sono anche le bollette. No, il vostro servizio era sicuramente preciso e toccava due punti essenziali, sia prevalentemente il discorso IMU, però adesso abbiamo appunto visto che ci sono altri aumenti. Quindi la stangata è una stangata imponente, importante, che colpisce le famiglie, e la riflessione da farsi è le tasse. Servono per quale motivo? In questo momento le tasse stanno... Per dare soldi, ossigeno al governo, allo Stato in Ma questo la momento, riflessione no? da fare è, in questo momento le tasse uccidono la crescita,
La soluzione non è quella di tassare, ma è quella di andare a capire come spendere meno denaro pubblico, cioè bisogna trovare il modo di non buttare denaro pubblico. In un momento difficile non è che si dice alla gente datemi più soldi, no, in un momento difficile uno sta attento a come li spende. La domanda che noi continuiamo a fare è perché questo governo non va nella direzione di spendere meno e di spendere meglio. Ci sono pochi tagli, dice Ciocca, e c'è troppo prelievo. La manovra, il decreto Salvi Italia, che pesa 62 miliardi di euro, per il 70% è fatto di nuove tasse. E questo è quello che appunto emerge. Adesso poi lo vediamo anche nei dettagli per quanto riguarda sia l'IRPEF sia l'IMU. Io do il benvenuto anche a Simon Paolo Buongiardino, che è vicepresidente di Confcommercio. Lo ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Perché io volevo anche sentire il parere dell'imprenditore che ha delle spese. Poi ad esempio sulla riforma del lavoro molti imprenditori si lamentano del fatto che aumenterà il costo del lavoro perché dovrete dare dei contributi maggiori e questo può alla fine può rivalersi anche sui dipendenti che saranno pagati meno. Quello è una prima conseguenza a cui abbiamo pensato tutti. Però queste tasse e questa riforma servono a qualcosa dal vostro punto di vista? Beh, io tra l'altro mi trovo d'accordo con tutti e due gli interventi. E questo mi sembra... Con tutti e due gli interventi precedenti. Spostiamo la sedia verso il centro. Perché in effetti credo che la cura Monti per gli italiani dovesse essere fatta, perché il problema era drammatico. Credo però che la seconda fase, se non parte, rende la cura zoppa o forse inutile, o forse la cura potrebbe finire per uccidere il malato. Se non si rimette in movimento l'economia, il sistema purtroppo si ferma. Adesso si va verso un aumento indiscriminato del livello di tassazione che è già tra i massimi in Europa, ma quelli che stanno sopra di noi hanno delle economie straordinarie e hanno degli ammortizzatori sociali, chiamiamoli così, o dei sistemi di welfare che sono straordinari. Quindi sono protetti in qualche modo. Esatto, molto non di sono neppure confrontabili. Se Dio non volesse, ma ci fosse l'aumento dell'IVA temuto, quello al 23%, si raffredderebbero... Tiriamo fuori la grafica per cortesia, proprio con la mazzata di cui stiamo parlando. Ecco, si raffredderebbero ulteriormente i consumi. Il mondo delle imprese è soprattutto, diciamo, danneggiato dal rallentamento dei consumi. Beh, poi abbiamo dei dati, poi li diamo adesso tra poco, i consumi purtroppo tra l'inflazione e gli stipendi che non sono aumentati, il problema dei consumi c'è già adesso, figuriamoci esatto, a ottobre. Esatto, noi riteniamo che invece bisogna alleggerire il carico fiscale delle imprese e dei lavoratori per rimettere in movimento da un lato gli investimenti e dall'altro i livelli di consumo. Poi c'è da fare un discorso sulle banche che prima o poi qualcuno spero voglia fare serenamente e in maniera coerente rispetto al disastro a cui invece stiamo assistendo. Adesso ne parliamo, saluto intanto gli altri ospiti che sono qui con noi, Daniele Farina, coordinatore provinciale di SEL, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. E benvenuto anche a Vittorio Cesare, Vincenzo Cesare della segreteria dell'IWIL, perché poi sentiamo anche il parere ovviamente del sindacato, avete aderito anche voi allo sciopero della CGIL contro questa riforma del lavoro. È arrivato anche Massimo Corsaro del PDL, facciamo l'ingresso in diretta, Benvenuto anche a Massimo Corsaro, mandiamo un po' di pubblicità e poi torniamo, entriamo nei dettagli di questa stangata, ma tra poco. Allora, rieccoci, questa stangata servirà a salvarci dalla crisi, Luca, oppure no? Il risultato piuttosto sorprendente, il 52% dei nostri telespettatori dice che sì, ci salverà, riuscirà a salvarci dal default, dal fallimento, da una possibile crisi ancora più terribile, mentre il 48% dice di no. Vi do anche due dati che sono stati diffusi oggi dall'Istat, secondo cui si amplia il divario tra salari e prezzi, toccando livelli che non si vedevano addirittura da 17 anni, dal 1995. Il tasso di inflazione annuo a marzo resta stabile al 3%, cioè più o meno lo stesso valore che si è registrato a febbraio, e l'aumento dei prezzi al consumo su base mensile invece aumenta dello 0,5%. La benzina, abbiamo detto, su base annua cresce del 18%. Quindi questo comporta, Corsaro, una capacità di spesa che si riduce sempre di più.
Se poi aggiungiamo i nuovi prelievi fiscali, è vero che diventiamo più poveri, questo è abbastanza evidente. Purtroppo sì, io provo a rispondere io alla domanda che avete fatto ai nostri ascoltatori, dico che l'auspicio è che sì, e che serva qualche cosa, nel senso che essendo tutti tifosi dell'Italia, credo che il primo obiettivo e il primo auspicio sia quello che questi sacrifici siano almeno produttivi di risultato. Rilevo, perché credo che sia giusto farlo e essere sinceri fino alla fine, che forse va un po' rivalutata l'azione politica di chi ha cercato fino all'ultimo di non usare proprio la leva fiscale come principale strumento di azione di governo. Beh, il suo partito sicuramente, però non mi sembra che abbia ottenuto dei grandi risultati. No, non sto dicendo che abbiamo ottenuto dei grandi risultati, sto dicendo che probabilmente le manovre finanziarie erano state comunque condotte facendo leva anche, non solo, ma anche su altre azioni o su altre opere di contenimento e su altre riduzioni di spesa. Qui c'è stata una cura drastica del governo tecnico appena insediato con la manovra di dicembre, che ha in modo esplicito fatto riferimento, per una scelta che non mi è piaciuta, anche se l'ho votata per senso di responsabilità, ha fatto utilizzo esclusivo della leva fiscale. Beh, diretta, però Monti diretta. Ha detto poi ci saranno anche altre cose, quindi non si ferma qui. Sì, vediamo quali sono le altre cose. Nel la senso riforma che, delle pensioni. Nel senso la che, riforma quella l'ha già fatta. Nel senso che alcune cose credo che siano positive. Io per esempio valuto tra gli aspetti positivi dell'azione di questo governo fino ad oggi, certamente in prima battuta il compimento della riforma delle pensioni. Anche, lo sa che i 350.000 esodati sono un grosso problema. Però. Sul tema degli esodati il Parlamento sta lavorando. Perché poi quelli sono problemi reali, concreti, che le persone credo hanno. Credo che altre cose però siano necessarie. Poi parliamo anche della riforma del lavoro, ad esempio dell'articolo 18, che è una cosa... È un aspetto fondamentale senza il quale non andrà a compimento nessuna opera di risanamento. Adesso ne parliamo. Vediamo la tabella che parla dell'IMU, così ne parliamo anche con Farina, perché quello che arriverà il 20 di giugno è questa nuova IMU, che la parola l'aveva inventata la Lega, no? Perché nella riforma federalista di Calderoli al posto dell'ICI sarebbe arrivata l'IMU. Però il fatto di portarla anche sulla prima casa e di dividerla tra lo Stato e i comuni è una idea del governo Monti. Allora noi abbiamo fatto perché delle... Non calza più con la terminologia. Sì, però il nome, infatti, quello detto, il nome è rimasto il vostro, ma il contenuto è cambiato. Allora abbiamo fatto una simulazione con una vecchia, prima del 2008, quindi prima che Berlusconi la togliesse, una casa con un valore catastale di 100.000 euro, l'aliquota era quello che vedete, 0,15%, non c'erano previste detrazioni, si pagava 150 euro. Attualmente il valore catastale è aumentata l'aliquota, però ci sono delle detrazioni, però attualmente una prima casa che si pagava 150 euro, Farina, si paga 440. Sì, devo dire che... E questa è una stangata reale, questo è concreto, questo è un esempio chiaro. Larghissima parte di questi denari, di questi fondi finiscono essenzialmente allo Stato, i comuni hanno una possibilità limitata e lo eserciteranno il meno possibile. Mario. Sì, la CGA di Mestre ha fatto uno studio, adesso lo vediamo su come viene frazionata l'IMU. Quasi tutti i soldi che il governo Monti chiede agli italiani sostanzialmente. Tra l'altro c'è una continuità abbastanza evidente fra gli ultimi provvedimenti di Tremonti, cioè del governo Berlusconi, e quelli del governo Monti. Quello che deve essere chiaro è che solo con questo tipo di manovra, che è una manovra che qualcuno chiama del rigore, lasciamo perdere il termine equità. Rigore, equità e crescita, no? Lasciamo perdere il termine equità e crescita, ma solo con questo tipo di provvedimenti, secondo me, non c'è esempio nella storia antica e recente, non dell'Europa, ma del mondo, di un paese che sia uscito da questa situazione. Questo è il dato, cioè le politiche di rigore di bilancio possono avere una funzione di breve periodo, ma se non sono associate a politiche di altra natura, che qualcuno definisce genericamente politiche della crescita, da questa situazione non usciremo mai. Anzi, abbiamo problemi, secondo me, e rischi di avvitamento di questa situazione che si sta determinando. Io faccio un esempio, dobbiamo renderci conto anche in che paese siamo. Questo è un paese in cui gli indicatori di produttività del lavoro o crescono da ormai 20 anni
o crescono poco o addirittura decrescono. È un paese che investe in ricerca e sviluppo la metà in termini di prodotto interno lordo, di percentuale sul prodotto interno lordo, la metà di altri paesi europei. Noi pensiamo che questo sia un paese... Questo è il pezzo della crescita in cui che lei dice che manca. Certo, in cui ci si stupisce poi se le retribuzioni medie, diciamo, dei lavoratori erano fra le più alte d'Europa 25 anni fa o comunque ben classificate in Europa 25 anni fa e oggi sono fra le più basse d'Europa. Ma insomma, io credo che bisogna anche, e ho finito, bisogna anche rendersi conto di fatti di vita quotidiana per capire anche qual è stata l'assenza di politiche cosiddette della crescita, di investimento. Ma lei vede una continuità tra Berlusconi e Monti, quindi? Beh, c'è una continuità che è legata al contesto europeo. Che è legata al contesto europeo, ma i 39 punti della BCE di agosto, se esercitati solo quelli, sono 39 chiodi della nostra bara, attenzione. Che per ora non sono stati realizzati tutti, perché le liberalizzazioni sono state fatte un po' alla qua di rosa. Questi sono i difetti del governo Monti. Qual è il peggiore? Dobbiamo ringraziare sicuramente Monti di aver fatto fuori il governo precedente. Oggi però è il caso che Monti si tiri da parte e, come dire, e che venga un esecutivo eletto magari dai cittadini, ogni tanto farebbe bene, e che guardi culturale. Politiche di crescita. Sono passati 100 giorni di sbornia della sinistra perché non c'è. Beh, ma non della mia sinistra, Corsaro. E adesso si sono resi conto che forse diverse, quando noi non mettevamo le tasse come non mettevamo le tasse sulla casa, Corsaro. Forse non avevamo tutti i torti. Corsaro, hai sbagliato indirizzo. Se ti rivolgi a me, hai sbagliato indirizzo. Perché un'altra sinistra. Sono Sinistra, Ecologia e Libertà, non sono rappresentato in Parlamento, ma abbiamo detto chiaramente che avremmo votato contro questo governo. Se ti vergogni di essere di sinistra, ne hai motivi, ma è comunque una novità. Però dividi le responsabilità, Corsaro. Un conto è il PD, un conto apprezzo, apprezzo che tu ti vergogni di essere di sinistra. Corsaro, io ho messo lei di fianco a Panseri perché entrambi sostenete questo governo. Farina l'ho messo di fronte perché non lo sostiene. Cioè, sì, per carità. C'è una geografia nello studio che rappresenta... Non avrei mai pensato che Farina mi rimbrottasse perché mi rivolgevo a lui chiamandolo Corsaro, sinistra. Lasciamo che gli elettori si rivolgano alla giusta controparte quando arriverà l'IMU. Quando arriva l'addizionale IRPEF, certo, lasciamo che quando arrivano tutte le cose che con il governo Berlusconi non c'erano e che adesso ci sono. L'IVA l'aveva prevista. Lasciamo che la gente misuri. Corsaro, l'IVA l'avevate già proposta voi. L'abbiamo aumentata dal 20 al 21, certo. Allora, vediamo in particolare l'IMU. Come diceva Farina, giustamente, una buona parte di questa IMU che viene presa dai cittadini andrà allo Stato. Non c'è solo l'IMU, in realtà. C'è tutto un calcolo freddo, lucido, razionale, anche un po' tremendo della CGA di Mestre, che mostra come in realtà tutte le tasse che vengono prelevate poi non restano assolutamente nelle casse comunali, ma appunto vanno all'erario. Partiamo dall'IRPEF. Questa operazione, dice la CGA di Mestre, consentirà un maggior gettito per le regioni pari a 2,2 miliardi. Allora aspetta, mentre tu parli dell'IRPEF, tiriamo fuori la grafica che parla dell'IRPEF. Bravissimo, grazie alla regia. L'IRPEF regionale è stata aumentata dello 0,33%. Un reddito lordo esempio di 1.700 euro al mese avrà in meno 73 euro l'anno. Questi sono dati nazionali? Questi sono dati nazionali che sono stati pubblicati dai quotidiani. In un reddito lordo di 2.200 euro avrà un prelievo annuale di 84 euro. Poi a questa IRPEF regionale va aggiunta quella comunale. Noi ricordiamo che a Milano Pisapia ha messo l'addizionale IRPEF comunale dello 0,27%. Quindi mi faccia capire, quando c'erano Albertini e Moratti a Milano l'addizionale comunale non si pagava, c'era. Adesso che c'è Pisapia si paga, adesso per si capire paga. Come sta. Va bene, però Pisapia l'ha spiegato, secondo Pisapia... Ho capito, 2012 Corsaro ti do una buona notizia, non ci non sarà aumenterà. Più. Benissimo. Allora, tanto per il 2011 Luca, le paghiamo. Questi soldi, se possiamo tirarli di nuovo fuori, che vengono prelevati dalle nostre buste paga, dove vanno a finire? Allora, facciamo un rapido calcolo. Le regioni avranno maggiori introiti con l'addizionale IRPEF regionale per 2,2 miliardi di euro, però con il taglio alla sanità effettuato ai trasferimenti al fondo sanitario effettuati dal governo, a taglio di 2,2 miliardi, il conto andiamo in pareggio. Zero. Quindi questa IRPEF serve per le spese della sanità. Ok, chiarissimo. IMU, i comuni incasseranno 21,4 miliardi di euro. Da questo importo verranno sottratti 10,8 miliardi di euro di imposte comunali sostitutive, diciamo, all'IMU, cioè l'ICI sulle seconde e terze case, IRPEF addizionali per i redditi immobili non locati.
Ai comuni quindi quanto rimane? 10 miliardi di euro. Di questi 9 miliardi di euro dovranno essere devoluti all'erario. Quindi, quindi resta pochissimo. Resta 1,6 miliardi di euro nelle casse comunali che a loro volta saranno compensati da una corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Quindi anche per i comuni il saldo è, il conto è presto fatto, zero. Conclusione qual è? Regioni e comuni potranno fare cassa con l'addizionale regionale IRPEF e IMU solo maggiorando le aliquote ordinarie appunto imposte dallo Stato centrale, quindi chiedendo ancora più soldi ai cittadini. Quindi ad esempio aumentando l'aliquota per la seconda casa. Allora, questo è, questi sono calcoli oggettivi che vengono fatti e che mostrano come non è che le regioni e i comuni ci guadagnano da questi prelievi che vengono fatti sulle nostre tasche, restano più o meno come prima. No, no, volevo sentire Vincenzo. Sì, io volevo fare una puntualizzazione prima. Lei ha detto che noi come UIL abbiamo aderito allo sciopero della CGIL, vorrei puntualizzare che la UIL ha promosso uno sciopero insieme a CGIL e CISL per giorno 13. Incasso la Me lo faccia dire perché sennò... È vero, quando noi parliamo dei sindacati si parla sempre della CGIL e c'è la CISL. E infatti noi abbiamo detto, facciamo parlare anche questa UIL. Impropriamente si trascura quello che pensa la UIL, che storicamente comunque ha portato avanti siete qui battaglie proprio politiche. Per, no? Per questo la ringraziamo, ci mancherebbe altro. Io riprendo una sua battuta iniziale. Questa sarà una mazzata. Io mi permetto di dire per la gente che rappresento o che penso di rappresentare... che di mazzate i nostri rappresentati ne hanno subite parecchie negli ultimi anni. E mi verrebbe da dire quasi che, ahimè, sempre i soliti noti, perché poi di fatto noi abbiamo una concatenazione di eventi che hanno tartassato in maniera pesante i salari dei lavoratori. E messe insieme tutte le cose... Difatti oggi noi registriamo, io guardi non faccio il confederale, io faccio il segretario di categoria, seguo il settore chimico farmaceutico e il settore manifatturiero. Io nelle fabbriche ci vado quotidianamente e vede direttamente la disperazione delle persone e sta raggiungendo ormai livelli insostenibili. No, purtroppo assistiamo anche dei suicidi e questo è i piccoli imprenditori che non ce la fanno più. Lei mi parla di dipendenti, ma in ogni caso vuol dire che c'è un mondo assolutamente che non ce la allora fa. Io penso che sarebbe ora che indipendentemente dal governo, dal colore del governo, iniziare a pensare su dove andare a costruire una politica che vada a premiare chi questo Stato l'ha sempre mantenuto con le proprie tasse e vada evidentemente a sanare luoghi in cui probabilmente questo tipo di partecipazione all'interesse comune non c'è. Lei parla degli evasori o parla dei ricchi a cui non è stata fatta Io la patrimoniale? Io parlo di evasori. Io sono certo di una cosa, che quelli che rappresentiamo noi, i tanto bistrattati sindacati, sono gente, in quanto lavoratori dipendenti, su cui è già stato sicuramente preso di tutto. No, gente che comunque sicuramente paga le tasse, certo, mensilmente, perché glieli prelevano da su un busta paga, e non è che possono non pagare. Quei 73 euro rispetto, rivediamo la grafica dell'IRPEF rispetto all'IRPEF su un salario di 1700 euro lordi sono 73 euro che pesano enormemente su una famiglia che si mantiene oggi su un salario di 1700 euro. E abbiamo visto che servono solo a compensare lordi. La sanità regionale. Lordi. Stiamo parlando lordi. 1700 lordi. Quanto è netto 1700 lordi? Sono 1200? Secondo me non arriva a 1200, sarà lordi ai 1000, sì. 1100. Dai 1200 ai 1300 euro netti circa. Certo, questi 73 euro l'anno sono tanti. Però mi faccio aggiungere che, concludo, che... puntualmente, ripeto, noi siamo direttamente interessati da questo prelievo. Poi adesso la tendenza è quella di dire che si sposta la tassazione dalle persone, perché qualcuno l'ha annunciato, alle cose. Peccato che le cose le comprano le persone. Lei sta parlando dell'IVA, ad esempio, dell'aumento dell'IVA. Esatto, per cui... bisogna stare molto attenti. Noi non abbiamo ancora dimenticato lo scotto che abbiamo subito come lavoratori dipendenti
rispetto a quello che ha determinato la riforma delle pensioni, con quelle modalità. Va bene, poi parliamo anche di quelle. Lei dice i lavoratori dipendenti hanno già dato, basta, prendiamoli da qualcun altro. Ok, parliamo degli imprenditori e parliamo anche adesso della riforma del lavoro. Dopo la pubblicità. Allora, rieccoci, vediamo se questa stangata serve, secondo i nostri amici. Non Luca. Serve più, non secondo serve. I nostri amici. L'avete convinti, avete convinti voi tre di qua. Il 61% dice che non ci aiuterà a superare questo momento di crisi terribile, mentre il 39% dice che sì, serve e sono disposti a pagare queste tasse in più. Allora, Pierluigi Bersani ritiene che questa riforma debba essere fatta, il governo debba lavorare, sennò insomma i politici verranno presi a cazzotti, sentiamolo. O politici e tecnici assieme riescono a convincere il Paese, o sotto la pelle del Paese ce n'è abbastanza per prendere a cazzotti sia i politici sia i tecnici. Noi siamo convinti che la legge elettorale sia la priorità, la priorità. Non so se tutti quanti sono effettivamente convinti di questo. C'è da discutere, però lui dice politici e tecnici panzieri insieme devono arrivare a un risultato, quindi lui al nostro sondaggio sta rispondendo sì, probabilmente. Sì, ma lo ritengo necessario, del resto questo governo tecnico è sostenuto da una maggioranza parlamentare che è composta soprattutto da tre partiti e quindi ogni tanto si vedono e dovrebbero in qualche modo lavorare in concordia. Costruire il consenso necessario, non fare forzature ed evitare soprattutto un atteggiamento eccessivamente elitario da parte del Presidente del Consiglio. Anche oggi la lettera scritta sul Corriere della Sera. In cui si scusa un po', no? Non si scusa per niente. Secondo me sì, lei dice di no. No, non si scusa per niente. Lui dice mi avete frainteso. No, no, e invece si fa capire molto bene. Quando dice io sto girando l'Asia per convincere gli operatori finanziari a fare gli investimenti non a breve termine perché ci sono io, ma a lungo termine perché arriveranno gli altri e ho difficoltà a convincerli, è oggettivamente un giudizio, seppur indiretto, sul fatto che la classe politica italiana è poco affidabile. Cioè le dice poi quando dice, beh, però i politici sono responsabili, dice da un contentino. Ecco, dopodiché, siccome è lì per costruire le condizioni, gli è stato dato un mandato, è bene che sostanzialmente lo faccia con il consenso più largo, a partire dalla riforma sul mercato del lavoro. Solo un'aggiunta volevo fare alla discussione. Io capisco, ci sono, ovviamente la stangata è molto forte, l'abbiamo detto nel primo giro, però oggettivamente per i mercati internazionali mettere come posta a bilancio che riceverò 20 miliardi, 30 miliardi dalla lotta all'evasione, lo spread finiva alto perché non ci credono. Beh, però oggi è già risalito lo stesso. Dovevi dare una risposta immediata del tipo che è accertabile che mettendo quel determinata tassazione i soldi entreranno. Perché come molte volte è stato scritto a bilancio, si farà la lotta all'evasione e poi questo, i mercati non ci credono, schiacciano il bottone. Perché la lotta all'evasione non comporta un risultato certo, è questo perfetto, che sta dicendo. Perfetto. Il fatto che lo spread in qualche modo e le borse vuol dire sostanzialmente che questa situazione di crisi internazionale non è assolutamente risolta e ovviamente qui serve non solo che ci sia una politica virtuosa da parte dei diversi paesi coniugando in qualche modo austerità e crescita, insisto, ma ci sia anche una politica un pochettino più lungimirante da parte dell'Europa, perché se non si fa così e si insegue costantemente la logica semplicemente della Merkel, inevitabilmente noi non riusciremo a risolvere. Non ce la facciamo. Ecco, Ciocca, prima il Vincenzo Cesare diceva basta prendersela coi dipendenti, andiamo a pescare da un'altra parte. Panzeri però giustamente dice non si può quantificare una manovra sul recupero dell'evasione perché non si sa quanto si recupera. Dove bisogna andarli a prendere i soldi, secondo lei? Ma come dicevo prima, più che andarli a prendere bisognerebbe non buttarli. Produrli oppure. Non buttarli, cioè se io ho un'abitazione che disperde calore e non è che per riscaldarla continuo
ad aumentare il gas che consumo, cerco di andare a magari chiudere le finestre, a mettere degli isolanti, cioè faccio un'attività per non disperdere energia. Invece questo governo cosa ha fatto? Non si è preoccupato di chiudere le finestre, ha lasciato le finestre aperte, ha lasciato un sistema Italia, è un sistema centralista che spreca, e ha detto ai cittadini: guardate, mi serve il gas di casa vostra, mi serve l'energia di casa vostra. Però, però ha ragione lui quando dice lo chiede sempre agli altri, sempre gli stessi questo gas. Ma assolutamente sì, è estremamente presuntuoso il Presidente del Consiglio quando non attacca la politica, quando attacca il popolo, i cittadini, perché nella dichiarazione che ha fatto oggi Monti dice: state tranquilli che i cittadini sono maturi. Sì. Dice: i cittadini sono maturi, non sono masochisti, Cioè, pensare che il cittadino è disponibile ad accettare tutto è estremamente presuntuosa questa frase. Beh, io leggevo che Monti ha un sistema di sondaggi quasi che fa invidia a Berlusconi, quindi lui settimanalmente coglie l'umore della gente. Evidentemente lui ha degli indicatori che lo danno in gradimento. Poi bisogna vedere quando arriva lì, sono d'accordo con lei. Si sottrae denaro alle famiglie, alla gente, ai lavoratori, ai disoccupati, ai pensionati e si dice: state tranquilli perché la gente è matura. E sì, ma non è fessa e non è masochista. Cioè, questo è il problema. Cioè, questa azione, il Presidente del Consiglio deve mettersi in testa che è un'azione sbagliata. Allora, a mio avviso c'erano due azioni da prevedere. Una di emergenza, che era quella appunto di chiudere le finestre di questo benedetto sistema di governo. E l'altro è quello di una riforma, che è la riforma federale. Cioè, questo sistema, questa macchina, una macchina che consuma troppo. Se Beh, una di vettura, federale nella politica di Monti non c'è nulla al momento. E questo è il problema reale. Cioè, di quelle tasse che il suo collega ci illustrava, l'80%, e sto scarso perché abbiamo visto addirittura sull'IMU il 100%, va a Roma. Va a Roma e la gente non sa dove vanno a finire quei soldi. La gente si chiede: le tasse sono troppe, ingiuste, e non riesco a capire dove vanno a finire. Ma infatti c'è la rivolta dei sindaci sull'IMU. Dove vanno a finire? Ci sarà la rivolta dei sindaci sull'IMU. Beh, direi di sì, perché imposta municipale unica, non si riesce a capire perché al municipio non resta niente e va allo Stato. Si resta molto poco. Buongiardino, da chi bisogna prenderli questi soldi? O bisogna prenderli, oppure, come dice Ciocca, non si tratta di prendere gas, ma si tratta di evitare di disperderlo? Ma qui è evidente che la coperta è corta, quindi da qualche parte bisogna tirarla. Quello che... Cioè, l'imprenditore su cosa soffre? Perché prima lui ci diceva, il sindacalista ci diceva, dal punto di vista dei dipendenti, invece dal suo punto di vista, quindi degli imprenditori, cosa bisogna fare? Ma non è molto diverso, perché l'imprenditore soffre la carenza di capacità di spesa del cittadino e quindi poi del lavoratore, e siamo sulla stessa linea, così come soffre l'eccesso di imposizione sulla propria attività, quindi sull'impresa. Quindi l'eccesso di tassazione è comunque un fatto negativo per entrambi le poste in gioco, gli imprenditori da una parte, i lavoratori dall'altra. Quello che un po' fa specie in questa lucido disegno di governo del tecnico Monti è che non abbia voluto toccare i grandi capitali. È una cosa che manca. Cioè, la patrimoniale. Insomma, la patrimoniale. Ah, lei mi sta dicendo che ci voleva una Ma patrimoniale. Io dico, cerco di essere obiettivo, sì, ecco, non sì. faccio solo no, una parte. Sono colpita dal fatto di sentirlo dire da un imprenditore. No, infatti faccio una parte, diciamo, consapevole. Dico, se dobbiamo cedere qualche cosa, tutti, per beneficio comune... Beh, insomma, si era parlato di una patrimoniale su livelli di reddito di oltre il milione di euro, oltre i 2 milioni, 5 milioni, non è arrivato niente. Beh, si ricorda che Monti aveva detto: io non lo faccio perché nel momento in cui io lo dico questi si portano i soldi all'estero. È stata la risposta, no, che ha dato Monti. Beh, insomma, poi ci sono, alle banche sono stati concessi finanziamenti all'1% che hanno utilizzato per pagare i loro debiti. Lì bisogna agire sulle banche, sono d'accordo. Sistema che
governo sul sistema e che avevano acceso al 4, 5, 6, 7%. Per cui gli sforzi della BCE che hanno portato liquidità sul sistema sono stati drenati per rendere meno costoso il livello di costo delle banche. Questo è assurdo, insomma. Che arrivino hanno i quattrini, avuto 139 miliardi che le arrivino, banche italiane. Che arrivino risorse e queste non vadano sul sistema delle imprese. Il vero problema oggi delle imprese è che non c'è credito. Sì. Pur essendoci liquidità. No, purtroppo i suicidi di cui leggiamo in questi giorni molte volte vengono proprio da piccoli imprenditori che non riescono a rientrare, poi, ma per cifre assurde, per cifre bassissime. E poi lo spending review, cioè qui si parla di ridurre i costi. Che fine ha fatto la riduzione delle province? Quindi su questo è d'accordo con Ciocca, che insomma, bisogna certo, tagliare un po'. Ne aveva parlato il governo Berlusconi, prima poi di finire, ha cominciato a parlarne il governo Monti, ma non si è arrivato a nessuna parte neanche lì. Una domanda voleva fargli alla Luca Rossi. Sì, io chiedo al Buongiardino imprenditore, ma in una situazione economica leggermente più serena di questa, non si potrebbe agire sull'IRAP? Perché si parla tanto di modello tedesco e lì la tassazione sulle imprese è molto più bassa. Tutti riconoscono che l'IRAP è un grosso errore. Però il Berlusconi è stato il primo che mi ricordo qui dentro aveva detto no, l'IRAP io non la posso toccare. No, ma infatti è l'assurdo del nostro sistema. L'IRAP è una tassa sbagliata, colpisce la propensione ad assumere lavoratori, cioè alla capacità di produrre posti di lavoro, ciò nonostante rimane. Perché rimane? Perché in quel disastro nel quale venne varata, sostituì tutta una serie di altre cose, per cui divenne una fonte di entrata straordinaria. Sì. E adesso non c'è modo di metterci le mani. Forse che poi bisogna, non viene pagata sul reddito effettivo, sugli incassi effettivi, no? Non viene pagata sugli incassi effettivi. No, assolutamente. E quello è non è l'assurdo. Un'imposta sul reddito, esatto. Ma è un'imposta che ha una serie di parametri di valutazioni, tra cui l'indebitamento, tra cui il monte salari. Adesso si sta parlando di rendere detraibile almeno l'IRAP sulla quota dei salari. Mi pare che sia una cosa... quello potrebbe essere un aiuto in sede di approvazione, questo come minimo, insomma. Poi a proposito di Limu ci sono delle novità che riguardano dell'ultima ora, che riguardano ad esempio i capannoni agricoli e le case popolari. Adesso ne parliamo e poi torniamo sulla riforma del lavoro che sta rischiando di spaccare o no, ce lo dirà Panzeri, il Partito Democratico. A tra poco. Rieccoci, ora oltre a parlare della stangata parliamo anche della riforma del lavoro e quindi soprattutto dell'aspetto dell'articolo 18. Prima vediamo da casa, Luca, cosa ti dicono. Il 65% dei telespettatori pensa che questa stangata non servirà ad evitare una discesa fino al baratro dell'Italia, mentre il 35% dice di sì, che serviranno queste nuove tasse. Quindi è meno la metà, insomma. Allora, sentiamo il segretario della CGIL, Susanna Camusso, ieri era a Milano, sentiamo che cosa ci dice a proposito della situazione, dell'attuale situazione economica. Mi pare evidente che il governo abbia deciso uno strappo, forse ha immaginato che il suo consenso sarebbe stato tale che gli permettesse di fare questa operazione, questo non si è realizzato, abbiamo detto e continuiamo a dire che ci rivolgiamo al Parlamento affinché porti quelle modifiche che sono essenziali per considerare questa una riforma e non la scelta dei licenziamenti facili. La crisi è estremamente grave, secondo voi anche in una regione come la Lombardia come se ne esce? Quale sarebbe lo strumento più idoneo in questo momento? Invece di immaginare che bisogna licenziare la gente, bisognerebbe chiedere al sistema delle imprese una responsabilità nell'anticipazione degli investimenti e nel ricreare lavoro. Bisogna allentare il patto di stabilità per i comuni che hanno risorse per investire perché partano gli investimenti. Bisogna fare col fisco un'operazione di abbassamento della tassazione sul lavoro e sulle imprese, perché sennò il livello di testa coda che stiamo facendo, per cui i consumi diminuiscono, la produzione diminuisce e continuiamo a avvitarci nella recessione. Recessione che appunto veniva confermata ieri proprio dal ministro dello sviluppo Passera. Allora, Bersani ha chiesto, Panzeri, al governo di modificare la clausola dell'articolo 18, lo possiamo vedere nella nostra grafica sull'articolo 18 per quanto riguarda i licenziamenti economici, cioè nella testa della Fornero
nel momento in cui viene fatto un licenziamento per motivi economici, il lavoratore può avere, se il giudice riconosce che il licenziamento è stato fatto in maniera ingiustificata, può ottenere solo un risarcimento economico, non può ottenere, non c'è la possibilità del reintegro. Voi su questo vi siete impuntati, no? Sì, penso che bisogna semplicemente fare una modifica, introdurre anche per i licenziamenti economici il fatto che il giudice decida se reintegrare o indennizzare il lavoratore, mentre invece oggi sostanzialmente si può licenziare sulla base delle cose che propone il governo, licenziare per motivi economici e avere semplicemente l'indennizzo. Che poi il rischio è che vengano trasformati. Ovviamente si camuffano tutti, perché nessuno dirà che fa un licenziamento per motivi discriminatori. Ma neanche disciplinari. O neanche disciplinari, utilizzeranno questo. Ma il problema è che questa valutazione dovrà pure essere fatta, perché altrimenti noi apriremo la strada al licenziamento facile. Quindi voi su questo, ma voi siete arrivate fino a far cadere il governo? Ma siamo arrivati per fare una cosa, per contribuire a far sì che... ci sarà un disegno di legge, quindi ne parlerete, verrà discusso, però mi sembra che la Fornero e Monti abbiano detto su questo noi non ci muoviamo. Voi avete detto non ci muoviamo noi. Questo non lo so, noi presenteremo un emendamento su questo punto e ovviamente lo metteremo al voto al Parlamento e quindi decideranno le forze dell'attuale maggioranza se questo emendamento dovrà essere raccolto o meno. Sicuramente se verrà accolto significa sostanzialmente che si reintroduce il cosiddetto sistema tedesco. Esatto, che è quello che dà la possibilità al giudice di scegliere sempre se reintegrare o se dare un indennizzo economico. Farina, voi su questo siete d'accordo con loro? Vi basta questa modifica questo è un dibattito abbastanza surreale, cioè nel senso che stiamo parlando di un qualche cosa, cioè della riforma del mercato del lavoro, che dal punto di vista della fuoriuscita del paese, della situazione di crisi, io la chiamavo avvitamento, la Camusso più autorevolmente parlava di testa coda, è una riforma con influenza bassissima. Tornando al punto di prima, quindi contrarietà assoluta a quelle parti identificate, l'articolo 18. Rivediamole in grafica, tutte e tre. Che l'articolo 18 con le vicende, diciamo, della fuoriuscita del paese dalla crisi non ha niente a che vedere, però l'attenzione è tutta rivolta lì. C'è qualcosa che non funziona, insomma, in questa discussione. Ma d'altronde il compito del governo Monti, questo lo si disse 100 giorni fa, quando fece il discorso alle Camere di insediamento, è sospesa tra due paletti che ne definiscono l'inizio e la sostanziale fine, e sono la riforma della previdenza che è stata fatta e la riforma del mercato del lavoro. Questo governo, fatta la riforma del mercato del lavoro, sono i bocconi più indigesti per il Partito Democratico. Cosiddetta riforma del mercato del lavoro, che una volta riforma significava qualche cosa di progressivo, di avanzamento, di civiltà, oggi gli italiani sentono la parola riforma e hanno la pelle d'oca, qualche motivo ci sarà. È diventato un termine sinistro. Beh, la Bonino l'ha chiamata la controriforma. La controriforma, come vogliamo. Insomma, questo paese non è un condominio che si possono, come diceva il collega della Lega, chiudere le finestre, coibentare i vetri, eccetera. Si parla di politiche macroeconomiche. Allora, quando si parla di tagli, dove i tagli vanno fatti nella spesa pubblica è giusto che vengano fatti, però facciamo attenzione, perché la storia economica, dicevo, dell'Europa e del mondo ci insegna che ogni euro oggi, ogni dollaro allora di spesa pubblica determina un incremento del prodotto interno lordo, qui in Italia, il reddito nazionale degli Stati Uniti, superiore all'unità. Quindi stiamo molto attenti su questo. E se abbiamo il provvedimento più disgraziato del governo Monti, non è neanche la riforma delle pensioni, pessima, non sarà la riforma del lavoro, che se non modificata sarà pessima, ma è stato l'aver accettato il cosiddetto bilancio di pareggio in Costituzione. Questo condanna a politiche che non potranno fare leva mai sulla spesa in deficit, e senza spesa in deficit non rimane che una strada. Bongiardino l'ha capita perfettamente, lo diceva: se tu non puoi spendere in deficit perché hai dei vincoli europei che te lo impediscono, e seguire la strada che altri paesi nel mondo e nella storia hanno fatto, devi modificare la struttura della tassazione. Ecco perché patrimoniale ha un senso, ecco perché quella consente di ridurre la tassazione ad altri redditi da lavoro e di impresa, oppure varare gravare su chi ha reddito basso ed è solo il dipendente o il piccolo artigiano, o forse dare vita a un grande progetto di spesa pubblica, di manutenzione del territorio, ad esempio. Salvando il welfare, perché poi il punto vostro è quello lì. Ma lei non ritiene che il motivo che ha dato Monti, cioè non metto la patrimoniale perché sennò questi soldi se li portano all'estero, sia una motivazione
valida? A me non sembra molto valida, visto che l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha ancora rinegoziato con la Svizzera il rientro dei capitali, quindi non si capisce perché. Però obbediamo un anno all'Europa dovrebbero farlo anche tutti su gli altri questo paesi. Mentre Inghilterra e Germania l'hanno fatto da tempo, mi sembra che l'Italia ancora tentenni, parliamo di decine di miliardi di euro che dovrebbero rientrare e non sono rientrati. Allora, Corsaro, la riforma del mercato del lavoro, invece Alfano ritiene che così com'è vada bene, la Russa si è arrabbiato proprio per l'iter parlamentare, no? La Russa aveva detto facciamo il decreto legge che non se ne parli più, perché sennò viene annacquata. Questa è la posizione di alcuni colleghi del suo partito. Guardi, la riforma del mercato del lavoro così come è stata proposta dal governo consta sostanzialmente di tre elementi principali. Il primo, che riguarda un intervento di supporto al problema del precariato, e mi pare che nuovi contratti, no? saltato perché nelle puntate scorse ne abbiamo parlato. Mi pare che qualche elemento di maggiore equità sociale in questa bozza si possa riscontrare. Mentre Corsaro parla possiamo far vedere nuovi il secondo tema che viene trattato è quello dell'allargamento della platea, ovvero dell'allargamento del numero di lavoratori che potranno beneficiare dell'utilizzo e ricorso degli ammortizzatori sociali, che è la prima volta nella storia, perché prima solo quelli col tempo indeterminato avevano accesso. E anche questo è certamente un passaggio avanti in termini di equità sociale. Il terzo argomento è quello dell'articolo 18, sul quale io e molta parte del PDL siamo fortemente insoddisfatti per i motivi specularmente opposti a quelli che ha spiegato Farina poco fa, e cerco di spiegarmi. Poi vengo al metodo che è stato utilizzato, che però è anche quello significativo della reale volontà che ci sta dietro di fare o non fare una riforma. Restiamo sul contenuto. Prima. Sul contenuto. Vede, l'articolo 18 c'è una valutazione di partenza, sulla quale c'è chi crede in una soluzione e chi in un'altra, e le due strade sono inconciliabili, ovvero Farina non crede che una limitazione del ricorso all'articolo 18 possa smuovere positivamente il mercato del lavoro. Lui sostiene se noi togliamo le garanzie attualmente previste all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l'imprenditore è libero di licenziare e quindi si perdono posti di lavoro. C'è chi, specularmente come me, ritiene che invece oggi la fissità e il vincolo determinato, soprattutto in determinate casistiche aziendali, dall'articolo 18, sia quello l'elemento che invece, come dire, non incentiva anche le aziende che potrebbero essere in grado di farlo a poter aumentare la propria capacità produttiva. E io dico questo confortato anche da una considerazione che troppo spesso si dimentica di fare. Vede, l'articolo 18 ad oggi non vale per tutti, vale per le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Ora, non è dato di sapere che ci siano degli imprenditori che hanno delle aziende con meno di 15 addetti che al mattino si svegliano e solo per il gusto di fare un dispetto arrivano in azienda e estraggono il bussolotto con il nome di uno dei loro 12, 13, 14 dipendenti e dicono adesso tu te ne vai a casa perché mi piace così. Non è così che funziona. Quello che invece ha rappresentato in termini di fissità negativa la presenza dell'articolo 18 è tutt'altra cosa, ed è dimostrata anche questa da vicende che si leggono tutti i giorni sui giornali. Cito l'ultimo episodio, quello di quel datore di lavoro che ha licenziato un proprio dipendente che, avendo dichiarato di stare in malattia, di essere a casa perché malato, è stato pizzicato a partecipare per le strade ad una manifestazione sindacale. Il datore di lavoro lo ha licenziato e, guarda caso, la magistratura del lavoro ne ha disposto l'obbligatorietà del reintegro al posto di lavoro. Quindi questo caso, l'articolo 18 ha portato al reintegro. Si sente rafforzato nella sua possibilità di fare e disfare quel diavolo che vuole. Di prendere per il naso, evidentemente parte anatomica che scelgo rispetto ad altre, solo perché siamo in televisione, il datore di lavoro, e di suscitare uno spirito emulativo. Qual è l'elemento che mi disturba ancora di più? Che già io ritengo che quindi l'intervento fatto dal governo oggi sull'articolo 18 sia fortemente riduttivo e limitativo, perché contiene due elementi pericolosi. Primo, conferisce la totale potestà di decisione ancora alla magistratura del lavoro, che in Italia non ha dato sin qui prova di terzietà. Cioè sta dalla parte del lavoratore. Nei rapporti tra lavoratore e impresa. Cioè lei dice sta sempre dalla parte. Poi dopo la Willa vedo che si alza, dopo risponde. Il secondo elemento più grave, per cui non mi piace
E mi sembra che il governo abbia totalmente mancato di coraggio nella riforma dell'articolo 18. Sta nel fatto che nella formulazione così prevista l'applicabilità dell'articolo 18 ritorna anche a carico delle aziende che hanno meno di 15 dipendenti. Allora, traduco sì. la mia disponibilità verso questo governo. Ci dicono che questo governo deve fare tutto d'urgenza perché, essendo tecnico e non essendo impastato nella dialettica politica, deve può permettersi agire, di sì. fare delle cose. Benissimo. Fino ad oggi hanno usato la strada del decreto. Sì. Hanno fatto per decreto la riforma delle pensioni, cosa che mi pare ben più importante della riformetta piccola dell'articolo 18, eppure l'hanno fatta. Hanno usato il sistema del decreto d'urgenza per fare delle cose francamente non indimenticabili e non immemorabili. Arriviamo dunque, perché no? devo fermarmi. Hanno usato il decreto d'urgenza per aumentare il numero per il dei lavoro, taxi. Guarda caso, cedono al ricatto della CGIL, della FIOM, del PD, di fare l'inter parlamentare, di utilizzare il disegno di legge che è quello che, lo ha già detto Panzeri in questo momento, sottoporrà il governo al ricatto di una parte consistente del Parlamento per andare a fare sull'articolo 18 ancora meno di quello che si potrebbe quindi fare. Quindi le dice allora, di fatto il governo non lo vuole cambiare. Io quello che dico è che il governo a questo punto, siccome la contrattazione l'ha già fatta, perché il disegno di legge non è una cosa imposta dal governo che poi apre la contrattazione, la fase di contrattazione il governo l'ha già fatta, quindi a questo punto o il governo si ferma e ci dice che si vota quello che ha proposto e il voto del PDL non mancherà, o se si apre la discussione, si apre dappertutto, in tutti i sensi, si apre anche la discussione sul fatto che l'articolo 18 debba tornare a non essere applicato per nessun caso alle aziende che hanno meno di 15 dipendenti. Corsaro sta dicendo, se voi tirate da una parte noi allora tiriamo dall'altra. Ah, non c'è dubbio, se si apre la discussione sull'articolo 18 si apre su tutto. Mi sa che allora Panzeri e Corsaro non posso più farle sedere di fianco. Risposta della Will dopo la pubblicità. Allora, rieccoci. Allora, Corsaro ci spiegava perché la riforma dell'articolo 18, così come l'ha proposta il governo, per lui è fin troppo leggera. Farina diceva penalizza i lavoratori e in ogni caso non serve ad aumentare la crescita. Volevo la risposta di Vincenzo Cesare, della UIL. Mi faccio fare un discorso articolato su questo argomento, nel senso che prima di tutto, a mio avviso, bisognerebbe spiegare bene ai lavoratori e all'opinione pubblica tutta cos'è l'articolo 18. No, guardi che ho fatto fior di puntate, ma lo ribadisco. Se no perdiamo due ore a spiegarlo, andando nel caso. L'articolo 18 l'hanno speso in questa riforma come il prezzo da pagare per la flessibilità in uscita. L'imprenditore, tanto quanto me, adesso poi chiediamo all'imprenditore sa benissimo cosa ne pensa. Che con la flessibilità in uscita l'articolo 18 non c'entra assolutamente niente. L'articolo 18 sposta la linea di potere tra il rapporto individuale del singolo lavoratore e il datore di lavoro, perché di questo si tratta, a mio avviso. Perché attualmente l'azienda può fare licenziamenti collettivi. Perché licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, impropriamente chiamati licenziamenti economici, avvengono tutt'oggi, avvengono da anni. E negli ultimi anni ne abbiamo subiti in maniera devastante. Però mi scusi, se li licenziano già, che bisogno c'è di farlo? Lei dice non serve a niente perché l'imprenditore vuole già, può licenziare già così. Perché una parte di Confindustria invece li chiede? Ripeto, sposta la linea di potere sul rapporto. Cioè diventa ricattabile. Perché l'articolo 18, lei avrà fatto tutte le puntualizzazioni del caso, sa benissimo che l'articolo 18 disciplina i licenziamenti individuali, certo, non quelli collettivi, certo, per giusta causa o quelli senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Perché se c'è giusta causa e giustificato motivo oggettivo, già oggi si può licenziare. Poi vi faccio dire una cosa sulle criticità, a mio avviso, di questa riforma del mercato del lavoro, perché noi una cosa l'abbiamo apprezzata come Will ed è quella a cui faceva riferimento prima Panzeri, cioè il fatto che questa riforma, per come è costruita, sicuramente a nostro avviso va a incidere positivamente rispetto alla riduzione della precarietà
in entrata nel mondo del lavoro. Sono tutti i contratti che abbiamo fatto vedere, i nove contratti, esatto, danno più garanzie, esatto, ai lavoratori. Questo l'hanno riconosciuto tutti. Però c'è un altro punto critico di questa riforma, che è quello degli ammortizzatori sociali. Che sono meno di prima, certo. Perché ci sono meno soldi. Oggi noi abbiamo gli ammortizzatori sociali che sono costituiti sostanzialmente di due elementi. La cassa integrazione, anzi tre, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria e procedura di mobilità. Escludendo la cassa integrazione ordinaria che si pagano le aziende e i lavoratori, ok, resta ma si chiamerà in un altro modo, almeno questo qua è. Il resto c'è un contributo comunque sempre delle aziende e dei lavoratori e questo consente alle persone di avere un ammortizzatore sociale che gli dia, in base all'età anagrafica, un anno, due anni o tre anni di mobilità. Questa riforma prevede sostanzialmente che questo tipo di possibilità non ci sia più. Ma cosa dice? Dice che rimarrà esclusivamente, ok, la cassa integrazione straordinaria purché non sia per chiusura aziendale. E va bene, perché non deve essere a perdere? Quello che dice il governo è che non deve essere a perdere. 12 mensilità, ok, la cosiddetta. Però lei riconoscerà. Che sono molto meno delle tre che avevamo prima. Sono d'accordo, okay? Però no, ce l'hanno tutti. C'è un'altra imprecisione. Ce l'hanno tutti. Al momento, mi scusi, l'ASPI, non ce l'hanno i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori a progetto. Lì ce l'avranno. Quando si dice si estende un diritto a tutti, e chiudo veramente. Bisogna ricordare pure che l'estensione del diritto a tutti, quindi di 12 mesi, quelli che ne avevano 3 adesso passano a 12 mesi. Però quelli mesi, che non avevano niente... Sono quelli che pagheranno l'estensione del diritto a quelli che oggi non ce l'avevano. Sì, però diritto, mi scusi, non ho capito. Lei è d'accordo che ce l'abbiano tutti o no? Assolutamente sì. Perché assolutamente se no passa la linea che il sindacato difende solo chi è già tutelato. Bisogna tutelare anche chi non è tutelato. Perché ci sia un ammortizzatore sociale che tuteli tutti. Ok, voglio sentire gli altri. E che ci sia però questo governo che trovi le risorse perché non per finanziarlo, non che se lo pagano. Buongiorno, l'articolo 18 che è un problema per voi, per gli imprenditori o no? Allora, l'articolo 18 è stato ed è un vincolo e un deterrente allo sviluppo e all'assunzione dei lavoratori nelle aziende. Un'azienda prima di superare i 15 dipendenti fa carte false pur quindi che lei ciò dice esattamente il contrario di quello che ha detto Farina. Benissimo, perché? Perché la possibilità di entrare dentro questo grosso vincolo che è l'articolo 18 con il reintegro scoraggia le aziende al fare assunzioni e credo che sia contrario all'interesse dei lavoratori di chi li rappresenta. Beh, questo vuol dire che è contrario allo sviluppo, lei ed sta è dicendo. Contrario allo sviluppo. Poi voi sapete che le aziende si possono sdoppiare, duplicare, spaccare e quindi inventare tutta una serie di operazioni che non sarebbe il caso di fare se non ci fosse sto benedetto articolo 18. Ma se è vero che l'articolo 18, come anche le parti sindacali spesso dicono, alla fine è una specie di punta di un iceberg che non produce molto, nel senso che tutela pochi, nel senso che... Perché poi vengono fuori i numeri, sono pochissimi, le cause vinte ancora sono ancora meno. Ma tiriamolo via. Le dice se non serve a niente. Ma tiriamolo via e ragioniamo in maniera diversa. Viceversa, un'eventuale estensione dell'articolo 18 sulle aziende piccole sarebbe un dramma nazionale. Beh, ma la stessa CGIL, quando si parlava di estenderlo anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, non sarebbe non un dramma, credo, nazionale, perché poi la flessibilità del lavoro vuole anche dire la capacità di sostituire, di trovare nuove occasioni. Ma lei sarebbe d'accordo col sistema alla tedesca, come vuole PD, cioè che c'è sempre la possibilità del reintegro, o le va bene così? Cioè chi viene licenziato per motivi economici... Per quanto riguarda i licenziamenti per motivi discriminatori, nulla da dire, perché sono cose che contrastano con... Ma loro dicono che poi li fanno passare tutti per economici. Ma insomma ce ne vuole, ecco, bisogna dimostrarlo, motivi economici sono dimostrabili. Però Borsaro dice il giudice, poi alla fine però, sarà la parte voglio del dire, questa riforma, quella che si sta immaginando, se ha un plus, diciamo, dalla parte delle aziende, che è quella dell'eliminazione o comunque riduzione dell'articolo 18, a meno che non venga introdotto sulle aziende sotto i 15,
ha molti altri maggiori aggravi per le aziende. Eh sì, ma lo dicevamo, perché voi pagate molto di più di Aspi, ad esempio. Quindi il risultato alla fine è a valore negativo per le aziende, se vogliamo, le quali devono mantenere la flessibilità in entrata, perché la flessibilità in entrata è quella che garantisce poi i posti di lavoro. Voi sapete che nell'apprendistato, che c'è e continuerà, si dovrebbe rispettare l'80%, cioè che gli apprendisti all'80% devono poi entrare in via definitiva. La media del terziario è il 98%, quindi il sistema si autoregola. Cioè se... Beh, però c'è stato anche un abuso degli stegisti, no? È stato dimostrato, ad esempio, sì, c'è stato un abuso di certe forme di lavoro che sembrano degli ingressi di fatto sono delle forme di sfruttamento. Gli abusi non quindi li difende la riforma nessuno. Questo dovrebbe eliminarlo. Gli abusi non li difende nessuno, abbiamo sotto gli occhi molti esempi di questo tipo, ma quelli non li difende nessuno. Torniamo, voglio sentire Panzeri e Ciocca sull'articolo 18, ma dopo la pubblicità. Allora, rieccoci, le tasse ci salveranno oppure no, Luca? Non ci salveranno, ci affonderanno. Per il 71% dei nostri telespettatori, mentre per il 29% sono giuste da pagare. Allora, adesso sentiamo Panzeri Ciocca sull'articolo 18. C'è da dire che in contemporanea a quello che succede in Italia, di cui stiamo discutendo in maniera urbana, in Spagna ieri c'è stato uno sciopero di 24 ore di cui possiamo anche vedere le immagini, e Luca ci racconti perché? Perché la riforma del lavoro che c'è stata in Spagna è abbastanza dura e la popolazione spagnola non l'ha presa bene, queste sono le immagini. Ieri c'è stato l'ottavo sciopero generale dai tempi di Francisco Franco, uno sciopero che è stato molto sentito dai cittadini spagnoli, centinaia di migliaia di persone a Madrid, Barcellona, Siviglia. A Barcellona ci sono stati anche degli scontri con la polizia. A protestare contro cosa? Contro appunto la riforma del lavoro voluta dal nuovo governo di Mariano Rajoy del Partito Popolare, che ha vinto le ultime elezioni a novembre. Una riforma del lavoro che ha dei tratti simili a quelli di Monti Fornero, cioè rendere più facili i licenziamenti e ridurre anche l'indennizzo per chi perde il lavoro. Lo sciopero è stato indetto dai più grandi sindacati spagnoli, dei due più grandi sindacati spagnoli, con l'appoggio anche dell'opposizione di sinistra, quindi del Partito Socialista. Le due organizzazioni dei lavoratori hanno lanciato un ultimatum al governo dicendo: o si avvia entro il 1° maggio un negoziato per modificare il provvedimento, o le proteste si intensificheranno moltissimo e scoppieranno, facendo presagire una situazione un'altra Grecia, simile un'altra Grecia. Esattamente. Il ministro del lavoro però ha detto: no, la riforma resta questa, l'abbiamo votata, il Parlamento si è espresso e quindi si quindi andrà avanti. Non è disposto a trattare. Non è disposto a trattare. Panzeri. Proviamo a dare alcuni dati. Se guardiamo la regione Lombardia, noi abbiamo imprese, il 92% delle imprese ha una classe di ampiezza da 1 a 9 dipendenti. Quindi siamo sotto le 15, quindi l'articolo 18 non c'è. Se guardiamo le cause del lavoro che sono state Vedere il labirinto del lavoro, cioè quante imprese hanno l'articolo 18 e quante non ce l'hanno, mentre Panzeri parla così vediamo i numeri. Se guardiamo le cause del lavoro, nel 95% dei casi non avviene assolutamente il reintegro. L'unico problema effettivo che c'è in questo paese è la lentezza della giustizia, perché in Germania, se volessimo applicare il modello tedesco, un'impresa può licenziare per motivi economici, passa al giudice, decide. 3 mesi, ma in ogni caso il lavoratore non viene licenziato, aspetta che ci sia la sentenza del giudice, cioè sta sul posto La Fornero lavoro. Ha detto che una delle prossime cose sarà velocizzare i tempi delle cause di lavoro, quindi è nell'agenda del governo. Quello che bisognerebbe far comprendere è che noi potremmo persino superare la questione dell'articolo 18 se introducessimo una riforma del mercato del lavoro davvero funzionante. In cosa consiste questo? Cioè, per corsare troppo blanda per lei invece? No, nel senso che serve sostanzialmente il fatto che un lavoratore può perdere il posto di lavoro, deve avere un periodo di accompagnamento con un reddito, deve avere una politica formativa effettiva e deve essere ricollocato nel giro di un anno e mezzo in un altro posto di lavoro. Fosse così, non servirebbe la cassa integrazione a perdere. Il non problema è che quando si arriva al merito delle cose, e l'abbiamo visto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, ci vogliono un sacco di quattrini per fare queste riforme. Certo, e che allora, non ci sono. L'invito che si potrebbe fare a questo governo: non partire dalla coda, comincia lì, inizia lì.
perché lungo il tragitto puoi arrivare anche a risolvere questo tema. Ma se tu parti dalla coda, inevitabilmente l'unica cosa che emerge è che tu... E partire dalla testa cosa vorrebbe dire invece? Vuol dire sostanzialmente che se vuoi fare la riforma serve una politica formativa effettiva, serve una formazione, serve mettere in campo un reddito di sostegno ai lavoratori che perdono il posto di lavoro e serve una politica di accompagnamento, quella che si chiama, che a molti dà fastidio, la cosiddetta flexicurity. Molte volte si richiama... È vero che la Danimarca ha solo 6 milioni di abitanti. Sì, beh, quando Ichino pensava alla sì, sua proposta. Ma il problema è che là, se un lavoratore perde, nel giro di pochissimo tempo ritrova un altro luogo di lavoro. Sì, è più piccola, però noi potremmo organizzarci nelle regioni, Panzeri, che equivalgono più o meno alla Danimarca. Sentiamo Ciocca. Se non fosse che hai detto tre cose che costano una più dell'altra, perché bisogna anche capire come le dove finanze. Li prendi i soldi. Sentiamo Ciocca, poi torno da Corsaro. Le faccio una domanda. Quando c'era Maroni, ministro del welfare, 10 anni fa, la Lega lo sosteneva la cancellazione dell'articolo 18, perché invece adesso voi ritenete che sia giusto, cioè che sia sbagliato cancellarlo? Arrivo a risponderle alla domanda, ma volevo fare una piccola precisazione a Farina, che magari ha letto nel ragionamento delle finestre aperte un ragionamento elementare. Non c'era polemica. No, però è importante, mi auguro che la politica si accorga che di finestre aperte nel nostro paese ce ne sono tante. La sua metafora della casa. Da chiudere. E per chiudere sarebbe semplice, ad esempio, applicare la logica delle spese standard, del costo standard, che se in Lombardia un servizio costa 100, in un'altra parte del paese lo stesso servizio non può costare 500. Il nostro paese ha tante finestre aperte. Detto questo, la riforma del lavoro. La riforma del lavoro, secondo me, bisognerebbe, mi fa piacere che l'esponente parlamentare del PD dice che bisogna ripensarla. Ecco, quello che dico io, bisogna sicuramente riscriverla. Cioè, oggi la riforma del lavoro di Maroni era nettamente diverso al ragionamento. Beh, però anche lì si parlava di cancellare o modificare. Ma il problema è diverso. Cioè, io dico, qual è la logica per fare una riforma? Allora, la logica che il governo Monti, e mi auguro non più sostenuto dalle altre forze politiche, è quella di bastonare il lavoratore. Come è stato fatto sui pensionati, perché la sintesi della riforma è quello di aver bastonato una serie di pensionati, se volete poi entriamo magari nei numeri. Quale finalità? Recuperare soldi. Quindi la riforma del lavoro, la finalità secondo il governo Monti è quella di recuperare risorse. Per ad esempio far cosa? Mettere quei costi di ammortizzatori sociali a carico del lavoratore e a carico dell'impresa. Ma è questa la finalità della riforma del lavoro? La Fornero ritiene che togliendo l'articolo 18, come diceva Buongiardino, ma le aziende sono invogliate ad assumere, la domanda, si crea lavoro, la domanda da porsi è qual è il problema principale? Secondo me i problemi principali sono due. Il primo è il costo del lavoro. Quindi una riforma del lavoro che non tratta il costo del lavoro per l'imprenditore e per il lavoratore non è una riforma che va nella direzione giusta. Anzi, cioè, il lavoratore, eh sì, per il motivo che le dicevo prima, siccome il governo fa questa logica, dice io mi tolgo come i contributi costo, che deve pagare il datore di lavoro nei contratti a tempo determinato sono molto più alti. Ma guardi, non è più nemmeno l'operazione fatta sul taglio alla sanità della Lombardia. Il governo cosa ha detto? Io ti taglio i trasferimenti, però ti do l'IRPEF in modo tale che tu aumenti le tasse e porti a casa le tasse quello del cittadino. Tolto. Allora, qui è la stessa cosa. Io tolgo un servizio di assistenza al cassa integrato, alla persona in mobilità, e quel servizio costringo il datore di lavoro e il lavoratore a pagarlo. Quindi la finalità del governo qual è? Quello di recuperare denari. La finalità, secondo me, di una riforma del lavoro deve essere quella di ridurre il costo del lavoro a vantaggio del lavoratore, che non può vivere con 1000 euro, con 1100 euro e costare... Quindi far salire gli stipendi alla fine. Oggi un lavoratore che prende al mese 1100 euro costa al datore di lavoro 34.000 euro all'anno. Non può funzionare. Cioè, mi sembra che chiunque davanti a un ragionamento... È d'accordo, Buongiardino. Certo. Non può funzionare. Quindi questo è il primo problema della riforma. Il secondo problema, secondo me, qual è? La responsabilità. La Camusso ha detto bene, la responsabilità dell'imprenditore. Cioè bisogna fare in modo che in questa riforma del lavoro si scriva la responsabilità dell'imprenditore, perché nel nostro paese abbiamo avuto troppi prenditori. Quindi i prenditori vanno presi a calci nel sedere, gli imprenditori invece vanno messi al tavolo in una trattativa. Le faccio un esempio concreto. Sì. Questa mission che sta facendo il Presidente del Consiglio Monti in Asia, e qual è la finalità? Quella di portare dall'Asia degli investitori, delle multinazionali che vengono a comprare le nostre aziende per poi stare 2 o 3 anni nel paese Italia e poi portare via altre aziende
e lasciare ancora... Beh, confido di no. Ma è questo il problema. Allora bisogna scrivere una regola. La regola è che chi viene a investire in Italia ci deve restare. E questo è il problema. Beh, serio. Innanzitutto deve restare chi c'è già in Italia, tipo Marchionne. Nel 2007 un presidente del Consiglio è andato a firmare in Polonia un accordo per un'azienda di elettrodomestici che ha lasciato in mezzo alla strada 600 famiglie. Però, allora una riforma del lavoro deve toccare sto tema o non lo deve toccare? No, allora lei sta parlando di altri aspetti, però ha eluso la mia domanda sull'articolo 18, cioè voi in questo momento siete contrari a modificare l'articolo 18, perché allora invece ritenevate che si poteva fare? Il ragionamento dell'articolo 18, così come è impostato, non è la soluzione, questo è il motivo. E invece allora lo era? Ma allora la riforma del lavoro era un'altra riforma, cioè il problema è... Cioè c'erano altre cose. Non è che se in una ricetta io prendo l'ingrediente singolo e lo sposto, cambio, cioè ottengo lo stesso effetto. Se io per fare un determinato prodotto ho una serie di ingredienti, ecco, se tolgo un ingrediente il prodotto finale è diverso. Gli altri ingredienti erano diversi. Quindi, ci fermiamo e poi parliamo di come l'Istat ci fa capire che... Non c'erano altri ingredienti. No, era... Stiamo parlando del libro bianco di Biagi, sul quale ovviamente c'è stata persino una lettera al Corriere della Sera a firma di Maroni e Sacconi di qualche settimana fa, avevano l'opinione che l'articolo 18 doveva essere manomesso. Ma io penso che Maroni ha dimostrato coi fatti chiari, che se voleva una cosa, se voleva una cosa la difendeva, la portava avanti fino in fondo. Non mi sembra che sia stato un ministro, debole, no? Ma quindi no, erano scesi 3 milioni e mezzo di persone parliamo di un ministro del lavoro dove la farina? Che è... siamo in diretta. Ah, mi scusi. pensavo di essere licenziato. Non mi alzavo per scappare da questo dibattito. No, infatti la vedo alzare, sembra la tentazione è forte. Il ministro del lavoro, del welfare al suo tempo, Maroni, penso che sia ricordato ancora ad oggi come un ottimo ministro, sicuramente degli interni nell'ultimo governo. Sì, però Ciocca, quello è il governo Berlusconi, Maroni è tornato indietro, non ce l'ha fatta a farla la riforma. È tornato indietro, in un confronto di chiusura di una legge ha qualcosa ottenuto e qualcosa probabilmente negoziato. Vabbè, lui ritiene che fossero diverse, Panzeri dice che sono la stessa roba. La CGIL portò 3 milioni di persone, l'ho appena detto. Insomma, non per... E con quello adesso bisogna vedere, perché la CGIL lo fa anche questa volta lo sciopero insieme alla UIL, bisogna vedere quanti ne porta in piazza dopo la pubblicità. E non di lunedì, E non di lunedì. Allora, a parte il problema dell'articolo 18 su cui vi continuate a dividere, ma ovviamente insomma il paese mi sembra che sia spaccato su questo, c'è un'altra notizia che riguarda i redditi degli italiani, che secondo me è molto interessante, perché quando voi dite andiamo a prendere i soldi da chi ce li ha, in realtà, secondo quello che emerge dall'Agenzia delle Entrate, in realtà di soldi ce ne sono molto pochi, no? Perché i redditi degli italiani sono stranamente molto bassi per quello che risulta ufficialmente. E di quali italiani? Esatto. I dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia parlano chiaro e dicono: il reddito medio degli italiani è pari a 19.250 euro lordi, naturalmente. In un anno il reddito degli italiani è cresciuto dell'1,2%. E ci sono circa la metà degli italiani, il 49% appunto degli italiani, che ha un reddito complessivo lordo annuo che non supera i 15.000 euro. Quella degli imprenditori, forse sta la notizia, sarebbe la categoria più povera. Sempre guardando appunto i dati del Ministero dell'Economia, gli imprenditori sono i lavoratori più poveri nel 2010 con 18.170 euro di reddito, seguono i dipendenti 19.810 euro, poi gli autonomi 41.000 euro e poi ci sono i pensionati in realtà che stanno in mezzo a 14.980 euro. Quindi gli imprenditori categoria più povera, secondo questi dati. Siete poveri, perché poi uno pensa, beh certo, dichiarano così ma in realtà guadagnano di più. No, perché questo è quello che emerge, no? È chiaro questo. Vabbè, questi sono i calcoli medi, dove c'è dentro... c'è dentro di tutto, però sono fatti per categoria. Dove ci sono anche situazioni non corrette, dove ci sono cattive gestioni, dove ci sono aziende che chiudono perché sono in perdita. Poi mi piacerebbe sapere se un'azienda in perdita, il valore negativo influenza il valore positivo degli altri, non lo so.
perché purtroppo ci sono anche le aziende che perdono e perdono qualche magari centinaio. Questi sono i redditi delle persone fisiche. Sono redditi delle persone fisiche. Redditi delle persone fisiche, d'altra parte. Cioè, le sembra credibile che gli imprenditori guadagnino così poco? Beh, se un'azienda non produce reddito, non divide e quindi l'imprenditore ha un reddito basso, non c'è dubbio. Il sistema economico nostro, quello delle imprese, è debole in questo momento. È un sistema che fa fatica a stare in piedi. Il problema è il costo del lavoro e l'altro problema è il credito delle banche. No, i problemi sono il costo del lavoro, la diminuzione della capacità di spesa e quindi dei consumi, le tasse e la difficoltà del credito. Se è vero, come è vero, che ci sono le aziende che chiudono, e ahimè sono tante, credo che nessuno si diverta a chiudere, ma se chiude è perché le cose non vanno bene. Quindi il nostro sistema è in difficoltà. L'imprenditore arriva alla soglia di sopravvivenza e qualche volta sotto, adesso non voglio parlare di fenomeni strani, ma qualche volta sta sotto la soglia di sopravvivenza, consuma le risorse che magari fortunatamente ha accumulato per cercare di reggere. L'ultima cosa che fa è licenziare i collaboratori. Ma è vero che il piccolo imprenditore fa più fatica a licenziare del grande? Cioè, poi di fatto, paradossalmente, sembra che l'imprenditore che ha meno di 15 dipendenti, proprio perché non c'è l'articolo 18, la mattina si sveglia e può licenziare. Leggevo ieri che invece in realtà, proprio perché c'è un rapporto anche personale, è anche più difficile. Ma è proprio così, non è assolutamente, diceva qualcuno prima, che nessuno si sveglia al mattino e tira fuori il bussolotto e licenzia un lavoratore. Se è vero come è vero, diceva Panzeri, non mi ricordo che percentuale, fino a 9 dipendenti, ok, ma fino a 2 dipendenti il sistema commerciale al 60% e oltre si regge su 2 dipendenti. Ma mi spiegate come fa uno a licenziare? Beh, non va più avanti. Come fa a licenziare? È l'ultima cosa che fa, l'ultima piuttosto cosa fa. Sacrifica i propri margini e la propria capacità di spesa. No, ma abbiamo visto di tante storie di piccoli imprenditori che rinunciano a guadagnare ma loro certamente, per non licenziare. E da qui escono, però poi ci sono anche le aziende che Farina. E da qui escono anche quei dati. Allora, Farina, non la convince quello che dice Buongiardino sulla bontà degli imprenditori? Ma non è problema di bontà o di cattiveria. Secondo me bisogna che ci intendiamo sui fondamentali, cioè costo del lavoro, ad esempio. Usiamo una terminologia industriale, oggi ovviamente i settori sono assolutamente cambiati, eccetera. Parliamo di costo del lavoro per unità di prodotto. Io all'inizio dicevo che questo è un paese in cui la produttività del lavoro ormai da tantissimi anni o cresce meno che altri paesi europei o addirittura decresce. Siamo entrati nell'Unione Europea, il tasso di cambio è fisso, lo Stato, gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono fra i più bassi d'Europa, ma noi come pensiamo, cioè secondo quale miracolo noi pensiamo di poter uscire da questa crisi se non si invertono alcuni di questi elementi? Ma noi potremmo continuare a discutere dell'abbassamento progressivo dei salari degli italiani in eterno se non si rompe in qualche punto questo circolo vizioso. Questo voglio dire, perché se no non discutiamo dei fondamentali della prospettiva. Cioè, dice, questa è la coda, no? Come diceva Panzeri, cioè, queste sono altre code. Continuiamo a utilizzare lo stesso, cioè ci avvitiamo, dico io testa coda, dice la Camusso, ma stiamo parlando della stessa cosa. E quindi cosa non si risolve. Va bene, mandiamo l'ultima pubblicità, poi le conclusioni e poi l'intervista a Roberto Formigoni. A tra poco. Allora, ultimo blocco di trasmissione col dibattito, poi arriva Formigoni, il 13 c'è questo sciopero che sembrerebbe essere in realtà contro la riforma del lavoro, perché di questo che si sta discutendo, voi in realtà la fate contro per gli esodati, quindi per la coda della riforma delle pensioni, ma non potevate pensarci prima? No, non ci abbiamo pensato prima, ossia ci abbiamo pensato già prima noi agli esodati, peccato che il governo non ci avesse pensato. È un po' singolare che il governo di tecnici non abbia pensato al fatto che circa 65.000 persone hanno già lasciato il proprio posto di lavoro con accordi sindacali. Ne abbiamo avuti ospiti anche qui in studio. Esatto. E sostanzialmente ancora si sta aspettando un decreto che finanzi sostanzialmente dei soldi per garantire comunque la possibilità di agganciare magari il periodo utile per i requisiti alla pensione. Beh, la Fornero ha detto che ci sta pensando. Ma ci sta pensando, però
ancora oggi, se un lavoratore di questi va all'INPS, magari con i requisiti già maturati secondo la vecchia normativa, all'INPS lo rispediscono a casa dicendo ancora non è stato emanato il decreto, non sappiamo quando allora, sentiamo i partiti pensione. Che sostengono il governo. Capisce che 65.000, quelli con accordo sindacale, perché su poi, ci sono tutti quelli che non ce l'hanno. Circa 350.000. Quindi voi scioperate per la maggior parte per questo problema e poi ci mettete in coda l'articolo 18. È un'urgenza assoluta questa qua. Chi sostiene il governo? La sorprendo. Sono d'accordo con il rappresentante della UE. Sì, mi sorprende Corsaro. No, beh, questo è un problema adesso. Nel senso che è un tema. Questo è un problema. È un tema assolutamente vero e ineludibile. È un tema sul quale le forze politiche tutte si sono già pronunciate più volte nelle commissioni competenti, nella commissione bilancio, nella commissione lavoro e hanno impegnato il governo alla ricerca di una soluzione. È chiaro che il governo la soluzione a questo punto deve cominciare a trovarla con una certa urgenza perché, come è stato spiegato, ci sono proprio dei casi personali che cominciano oggi a essere in condizioni assolutamente di indigenza perché hanno. Su questo voi potete fare un'azione, il governo, credo di poter dire che c'è davvero una comunanza di intendimenti da parte di tutto il Parlamento. Adesso su risolvere questo problema pratico. Panzeri? Ma non posso che dire le stesse identiche cose. Il problema è che questi lavoratori hanno fatto un accordo, hanno stabilito insieme all'azienda che si usciva sulla base della cosiddetto scivolo per la pensione e tu se cambi le regole in corsa e allora o prendi queste persone e le rimetti sul posto di lavoro dove erano prima oppure, e li fai continuare a lavorare per arrivare alla pensione oppure offri loro la garanzia che comunque questo scivolo è mantenuto, questo è inevitabile. Voi sareste d'accordo come partito dell'opposizione in Parlamento, Sciocca, come Lega, lei non è in Parlamento, in Consiglio regionale, però a sostenere un'azione unitaria del genere? No, noi siamo assolutamente d'accordo, però siamo basiti che questo problema sia il governo tecnico sia chi ha votato la riforma delle pensioni non ha visto, perché la Lega era contraria alla riforma delle pensioni perché uno dei problemi era questo, quindi se la riforma delle pensioni si doveva fare, si doveva fare pensando al problema, perché adesso dire no siamo d'accordo col problema però abbiamo votato un provvedimento che ha creato il problema, perdonatemi, qualcosa non quadra, Sì, come se la Fornero se ne fosse accorta dopo, però insomma mi sembra difficile, no Farina? Immagino infatti che le famose lacrime della ministra fossero per queste persone oggi abbandonate nella terra di nessuno. Ma io ho il numero 350.000, perché lui dice 65.000? Perché le stime del governo furono, perché lui dice quelli che sono usciti adesso, il ministro ne stimava 50.000, ma sono molto di più. Se l'intera manovra ha questo tipo di stime, di precisione di stima, c'è parecchio da preoccuparsi. Voi sarete in piazza anche voi, Farina? Ma assolutamente sì, ma questo penso sia un dovere di tutti, è un atto di civiltà quello di venire incontro a questi lavoratori, a tutti i lavoratori direi. Ciò che voi potete, voglio sapere se la Lega sciopera con la CGIL e la UIL. Noi parteciperemo sicuramente a qualsiasi forma di protesta, soprattutto sulla riforma delle pensioni, che è stata una riforma ingiusta. Ma su questo aspetto specifico degli esodati. Va bene, Buongiardino, lei non sciopera. Sono un politico, però è un problema di giustizia sociale questo, e credo che non sia giusto lasciare queste persone in questa terra di nessuno in cui si ritrova. Beh, quello se c'è un impegno da parte di tutto il Parlamento per sostenere il governo, credo che su questo, insomma, se ci sono i soldi, perché poi il problema è quello, no Corsaro, perché mi faccia su questo non è un trovate. Problema di soldi, questo è un problema che i soldi vanno trovati. Questi vanno trovati, che sono persone che rimangono, guardate che stare a casa per degli anni senza il lavoro e senza lo stipendio, persone che hanno a carico la famiglia, poi quelli sono i drammi, È un tema che deve trovare la soluzione e la troverà. Come si è chiuso il sondaggio, la Luca? La stangata delle tasse in arrivo questa primavera non ci salverà dal fallimento per il 72% dei nostri telespettatori, mentre il 28% dice che sì, sarà un modo per salvarci. Bisognerebbe capire se questo 72% di persone ha perso il gradimento in Monti o se già non ce l'aveva, questa sarebbe una seconda domanda che facciamo magari la prossima volta. Secondo Monti non l'ha perso ancora, esiste ancora. Insomma. Lui dice i sondaggi Monti. Sì, perché ogni settimana lui studia i sondaggi. Va bene, grazie a tutti gli ospiti, ma il pubblico che c'è a casa rimanete con noi perché dopo la pubblicità l'intervista a Roberto Formigoni. Grazie a tutti per intanto.